Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, come si apre questa settimana? È come detta, per un verso, la situazione che resta tesissima. Nelle ultime 24 ore c'è stata per un verso una mini rappresaglia americana, sono stati colpiti due degli uomini dell'ISIS che sarebbero della mega strage del 26 agosto scorso e sarebbe anche stato sventato un nuovo tentativo di attentato degli estremisti islamici. Nel frattempo, per un verso, c'è un'iniziativa di Macron e di Boris Johnson per realizzare una zona protetta, una safe zone che possa far proseguire il ponte aereo a favore di coloro che desiderano, gli afghani che desiderano lasciare quella terra ora di orrore, e al tempo stesso però i talebani sembrano chiudere porte e finestre. La notizia di ieri è che sono determinati a impedire perfino a studenti e studentesse di lasciare il paese. Molti giornali si dedicano alla storia di 80 ragazze che sarebbero dovute venire a studiare in Italia a Roma. Un altro fronte è quello, diciamo, sanitario. La verità ha preso una storia francamente surreale. Ormai, diciamo, l'asticella dell'assurdo si alza ogni giorno di più. Protocollo dell'Università di Trieste che impone il Green Pass anche per gli esami da remoto, come se lo sputacchio, anzi, come si dice, il droplet di uno studente potesse, diciamo, essere trasmesso anche dal tablet di casa ai professori. E, per altro verso, e questo fa sorridere di meno, cominciano qua e là. Oggi, sul Corriere della Sera, è l'ineffabile professor Ceciliano. Cominciano le interviste di membri del CTS, di autorità istituzionali che ci spiegano quello che la verità e poche altre voci spiegano da un mese, cioè la bontà dei tamponi salivari come strumento di screening. Però dov'è l'inganno? È che questa cosa funzionerebbe se fosse fatta come screening a tappeto. E invece tutte queste interviste spiegano la bontà dello strumento, poi però si arriva alla conclusione e si tratta di test a campione, si sente parlare di scuole sentinella, insomma, numeri piccolissimi che rischiano di lasciare le cose come stanno. Quello strumento servirebbe se fosse adottato in modo omogeneo e sistematico, e allora sì che, diciamo, la continuità del lavoro scolastico o del lavoro aziendale sarebbe garantita. C'è anche un pochino di politica, la surreale vicenda di Enrico Letta che si candida, come sapete, alle suppletive di Siena, ha reso noto ieri il suo simbolo, non c'è il logo del PD. E naturalmente una serie di commentatori, Maurizio Belpietro per primo sulla verità, dicono: ma che succede? Il segretario di un partito si vergogna dell'emblema della sua stessa forza politica? Silvio Berlusconi, che come sapete ha avuto un weekend non facile, dei controlli medici, il suo entourage ha poi rassicurato sull'esito di questi controlli, ma ha bisogno di riposo e quindi ha disdetto la partecipazione, sia pure da remoto, ad un evento al quale avrebbe dovuto partecipare insieme a Matteo Salvini. Intervistona al Corriere della Sera di Giuseppe Conte. Il Corriere è ormai l'ultimo giapponese, è l'unico giornale che ancora dà rilievo, un paginone abbondante a Giuseppe Conte, che difende a corpo morto la Lamorgese e attacca selvaggiamente Salvini, anche il Salvini al Viminale, che era però suo ministro nel Conte 1. Quindi la domanda sorge spontanea: ma se Salvini era un così cattivo ministro degli interni, perché Conte se ne accorge soltanto? Va bene, poi arriveremo alle segnalazioni finali. Giuliano Ferrara, che è indeciso sul destinatario del suo bacio della morte elettorale, Gualtieri o Calenda? Ferrara ci fa sapere nel suo editoriale che è ancora in dubbio e dà, diciamo, ai candidati 30 giorni di tempo per conquistarsi questo, diciamo, ambito endorsement.
Il professor Montanari, che deve entrare in carica come rettore all'Università di Siena, ma ha già fatto danni inenarrabili sulla questione Foibe, e che cosa fa? Insiste sul fatto e aggrava la sua posizione. Si smette di ridere sulla Cina, non solo Xi, l'abbiamo visto la scorsa settimana, che impone se stesso come materia di studio nelle scuole di ogni ordine e grado, ma oggi addirittura la schedatura delle tendenze sessuali degli studenti. Chissà, questo sarà un cortocircuito interessante se in questo caso, da questa parte del quadrante geopolitico, se da questa parte atlantica e occidentale, dinanzi a un episodio come questo, qualcuno comincerà a, diciamo, avere qualche dubbio sulle caratteristiche del regime di Pechino. Va bene, questo è il quadro, le aperture, la verità. Green Pass, ecco l'ultima follia, obbligatorio pure se stai a casa. Il protocollo anti-Covid dell'Università di Trieste. Studenti tenuti ad avere la certificazione verde anche per gli esami in remoto. Come chiedere di mettere il casco per andare sul cavallo a dondolo, così la verità, della quale vedremo tra poco i contenuti del lunedì. Corriere della Sera, Kabul nel caos. E l'America attacca ancora. E nel sommario un tema che avevamo dimenticato di evocare in apertura: Mattarella, che è andato a Ventotene per l'anniversario del noto manifesto, e ha colto l'occasione per dire che bisogna l'Europa deve accogliere i profughi senza nessuna nuance, senza nessuna sfumatura. Ci arriveremo. Si occupano di questo Breda sul Corriere, Magri sulla Stampa, Lauria su Repubblica. Il Fatto Quotidiano: Draghi punta al Quirinale e consulta partiti e peones, dal silenzio ai primi colloqui. Però abbiamo cercato, diciamo, poi nelle pagine interne del Fatto, chissà quale notiziona, poi non c'è niente, quindi sostanzialmente siamo a una prima pagina così, per buttare lì le trame di Draghi. Ma Il Giornale prende sul serio Mattarella in un'altra parte delle sue esternazioni di ieri. Adesso va molto di moda, dopo i fatti dell'Afghanistan, dire che ci vuole un esercito europeo. Il Giornale la prende sul serio. Scossa di Mattarella: serve un esercito UE. Poi naturalmente si tratta di capire chi mette i soldi, se i paesi sono disponibili a investimenti, a mandare i loro uomini, non a consegnare le caramelle, ma a combattere. E anche dal punto di vista geopolitico, ma all'Italia servirebbe partecipare a un esercito che inevitabilmente poi sarebbe messo a servizio delle priorità di politica estera di Francia e Germania? Mi spiego con un esempio. In Nord Africa, dove gli interessi italiani e quelli francesi sono oggettivamente confliggenti, secondo voi, al servizio di quali obiettivi sarebbero messe le eventuali missioni militari europee? A proposito di Stati Uniti, la incredibile performance di Biden, che dopo il disastro del ritiro ha ricevuto il primo ministro israeliano, e mentre Bennett parlava, secondo gli ottimisti ha chiuso gli occhi, secondo i pessimisti si è assopito. A questo è dedicata criticamente la prima del Tempo e l'editoriale di Bekis. Buonanotte America, con foto di Biden a occhi chiusi. Nel mezzo del dramma afghano, il presidente USA Joe Biden riceve il premier israeliano e alla fine si appisola. Così il Tempo, la Stampa, Mattarella, il dovere dell'accoglienza, e infine Repubblica: Londra e Parigi trattano per i corridoi umanitari. Così l'iniziativa di Johnson e Macron, ma è soprattutto Macron che stimola la fantasia di commentatori, commentatrici, cioè Anais Ginori, a cui non pare vero di poter dire che così Macron torna leader. Va bene, questo è il quadro. Partiamo con la piccola vetrina della verità. Allora, la storia d'apertura ve l'abbiamo raccontata, questa vicenda del protocollo all'Università di Trieste, il protocollo che parte con tutto ciò che i protocolli universitari in questo periodo inevitabilmente hanno, tutte le precauzioni sanitarie, eccetera. Poi si arriva a pagina 26 di questo ponderoso documento. Gli esami, sia che siano svolti in presenza, sia che siano svolti da remoto, richiedono il possesso del Green Pass. Allora, immaginatevi la scena di uno che da remoto, via Zoom, via Google Meet, via Skype, quello che è,
esibisce qualunque cosa, magari il QR code di un prosciutto, di una cosa che si è comprato, di una promozione, di una pubblicità, e i professori che dall'altra parte fanno finta di controllare, roba da Mr. Bean. E apparentemente si ride, già, prima o poi chiederanno di mettere le cinture di sicurezza pure sul divano di casa. Poi però si smette di ridere perché questa cosa fa calare la maschera. È evidente che così concepito il Green Pass è uno strumento che non ha nessuna valenza sanitaria, ma solo una valenza di controllo sociale, di coercizione, di divisione tra cittadini di serie A e di serie B. Questa è l'apertura della verità. Cinque interviste. Federico Novella sente Giulio Tremonti sulla crisi internazionale a partire dall'Afghanistan, e la battuta è feroce, Italia centralinista al telefono. E Tremonti coglie l'occasione, per un verso, per rinnovare il suo dualismo, diciamo, antico con Draghi. È evidente che tra i due non corra buon sangue, ma anche però per porre un tema che va al di là di questi risentimenti. Tremonti dice: c'è un problema, l'Italia è l'unico paese occidentale che abbia un governo di fatto non politico e non scaturito dal voto degli elettori. Fabio Dragoni sente Armando Siri, senatore della Lega, che parla di un problema ideologico-psichiatrico come origine di buona parte delle restrizioni esistenti. La Bulbarelli sente Suor Moni Alfieri, ma è personaggio televisivo, ma con grande attenzione ai temi della scuola, e dice: si stia attenti, nel sud in particolare anche il malaffare entra nell'ambito scolastico. La Cazzaniga sente l'editore Eusebio, uno editori, e dice: non parteciperò al Salone del Libro di Torino. Mentre Monsignor Rico, su altro tema, sente Monsignor Camisasca, vescovo di Reggio Emilia, che naturalmente fa la sua parte, dice: no, sono contrario a aperture sull'eutanasia. Mario Giordano dedica la sua cartolina del lunedì, la sua interlocuzione diretta di inizio settimana con un personaggio, al ministro Lamorgese, sul disastro degli sbarchi. Il ministro che cosa fa? Domanda sostanzialmente Mario Giordano, mentre Belpietro, ve lo dicevamo, si dedica alla vicenda di Enrico Letta e della sua candidatura, nascondendo il simbolo del PD. Allora, prendiamo l'incipit del ragionamento di Belpietro. Enrico Letta si vergogna del PD, e lo si può capire. Anche noi ci vergogneremmo di un partito che avrebbe dovuto essere di popolo e si trova a rappresentare le elite. Se poi, invece di occuparci di rappresentare gli interessi della maggioranza degli italiani, come dichiarato, ci dedicassimo a quelli della minoranza e i clandestini, saremmo ancora più in imbarazzo. Tuttavia, che il segretario del principale gruppo della sinistra rifiuti di candidarsi alle elezioni con il simbolo che rappresenta, colpisce. È come se noi preferissimo nascondere la testata della verità pur dirigendola. E restando agli esempi giornalistici, è come se Mario Giordano scegliesse di presentarsi a un convegno senza dire di essere il conduttore di Fuori dal Coro, come se Paolo Di Debbio celasse il legame con Dritto e Rovescio, preferendo salutare il pubblico definendosi asetticamente un conduttore TV. Con questi paradossi Belpietro è sferzante rispetto a Letta, e la notizia la trovate un po' dappertutto. Forse però, e quello che sto per dire non è certo una giustificazione, ma è un aggravante, un aggravare, diciamo, il giudizio, questa non è una gaffe da parte di Letta, ma è, diciamo, parte di una tragica ormai strategia del PD, che ha rinunciato ad avere un suo profilo, una sua riconoscibilità meno che mai riformista, ma punta a connotarsi solo in funzione della costruzione di un'armata brancaleone contro il fascismo in arrivo. Fascismo in arrivo che per 20 anni è stato quello di Berlusconi, adesso è quello di Salvini, un domani sarà quello della Meloni. Ma insomma, ci si connota solo per dire: oddio, oddio, il nemico è alle porte. Non sembra esserci molto altro. Quanto invece alle giustificazioni che Letta e i suoi hanno fornito ieri, fanno francamente ridere. La tesi ufficiale del Nazareno è: no, non abbiamo messo il simbolo del PD perché, essendo Letta candidato in un collegio uninominale, ha il sostegno anche di altre forze, quindi è una mossa per allargare, per includere. Argomento del cavolo, perché se uno avesse voluto, diciamo, valorizzare anche altri simboli, li poteva mettere tutti piccolini, no? E invece, se
Se fai sparire il tuo, è evidente che non lo ritieni attrattivo, addirittura lo ritieni magari respingente. Va bene, questa è la vetrina della verità. Spostiamoci a Kabul. Allora, ci sono cinque cose molto dolorose e molto ben fatte sui giornali che vi segnaliamo. Lorenzo Cremonesi, pagina 4 del Corriere della Sera, racconta la reazione USA attraverso i droni. Per un verso, per colpire due terroristi ISIS probabilmente coinvolti nel concepimento della strage del 26, e per altro verso per prevenire un altro attacco. Ancora, un altro pezzo ben fatto e anche questo assai inquietante di Andrea Nicastro sul Corriere della Sera racconta come i talebani si stiano organizzando e come si stanno organizzando da talebani. Divieti e incubi, il potere degli studenti del Corano prende forma ogni giorno di più. No alla musica, niente voci di donne alla radio, proibita la presenza in TV. Poi si racconta la storia di un cantante folk prelevato a casa e ucciso davanti alla sua famiglia. E ora provate a leggere ognuno dei quadri. Tutti macchiati di sangue di questo racconto di Nicastro e a leggerli attraverso le lenti di Giuseppe Conte che voleva fare com'era il dialogo serrato. Poi vedremo che nell'intervista al Corriere Conte risponde, vedremo come anche su questo. Allora, Cremonesi sui droni, Nicastro sulla vita a Kabul e siamo sul Corriere. Francesco Semprini sulla stampa, i suoi pezzi sono sempre da leggere, oggi fa una cosa particolarmente utile perché fa un racconto e un'analisi sulla provincia orientale dell'Afghanistan, si chiama Nangarhar, è quella al confine con il Pakistan ed è la provincia nella quale l'addestramento dei jihadisti, insomma, la funzione del territorio afghano come base operativa per diverse attività di terrore ha una tradizione antica che purtroppo va rinnovandosi e Semprini lo spiega bene. La provincia orientale torna il centro dell'islamismo, qui si fermarono i sovietici, qui Bin Laden lottò e si rifugiò. Ora CIA e Taliban cercano di stanare i guerriglieri di ISIS-K. Poi, però, del vero, il rapporto tra talebani e ISIS può essere letto in molti modi diversi. C'è, diciamo, la prima lettura, la più tradizionale, quella che ISIS è ostile ai talebani, per carità, è vero, ma c'è pure una seconda lettura che, puntando in particolare su Kabul e sulla famigerata rete Haqqani, mette invece in evidenza le possibilità anche di dialogo tra gruppi terroristi pur contrapposti, che in questo caso hanno però un obiettivo comune, umiliare gli americani e gli occidentali. Due cose molto belle e molto preoccupanti anche su Repubblica. Valentina Lupia racconta, ve lo dicevamo nel sommario, il sogno spezzato degli studenti e delle studentesse che dovevano venire in Italia, più di 100 giovani che avrebbero dovuto frequentare la Sapienza bloccati dall'attentato, la maggior parte sono ragazze, mentre Daniele Castellani Perelli racconta della iniziativa Johnson-Macron per delle safe zone. Si conta in questo caso sulla collaborazione anche dei talebani, figurarsi, insomma, sulla creazione di una zona protetta che possa consentire di allungare il tempo per i ponti aerei dall'Afghanistan verso le capitali europee. Queste sono le cinque cose: Cremonesi, Nicastro, Semprini e poi i due pezzi su Repubblica. Naturalmente poi è ripartita la novella dello stento dell'esercito europeo, insomma, che vedrete andrà molto nella stagione autunnale dei convegni, poi figurarsi se qualcuno mette uomini, mezzi, eccetera. E come dicevamo prima, ci sarebbe anche da preoccuparsi dal punto di vista italiano nell'accodarsi a una cosa che sarebbe messa al servizio delle esigenze di politica estera di Parigi e Berlino. Oggi è il turno dell'alto commissario Borrell che, anziché dirci cosa sta facendo per i profughi, eccetera, fa un'intervistona a Federico Fubini sul Corriere della Sera, sicurezza, ora tocca all'Europa, dobbiamo aumentare la cooperazione, porre barriere all'esterno non è contro il diritto UE, e poi tutta la parte sulla forza di primo intervento degli stati UE.
che è necessario istituire. Si comincia col ridere perché si parla di 5.000 soldati. Voi immaginate, con 5.000 soldati, che cosa c'è? Voi immaginate, rispetto alle situazioni che oggi nel mondo sono calde, no? Quindi tu c'hai, dal punto di vista dell'Europa, a est tutta la questione baltica e le minacce russe, poi c'hai a sud tutti i fronti del Nord Africa, la Libia, la Tunisia, eccetera. Poi c'hai naturalmente la situazione in Medio Oriente, l'Afghanistan, come situazioni esplosive, e tu arrivi con 5.000 soldati, dovresti affrontare tutti questi scenari e tutti questi teatri. Se non parlassimo di cose serie ci sarebbe da ridere, però invece. Il dibattito è lanciato, anche Mattarella ha fatto un accenno, il giornale già è molto zelante nei confronti del capo dello Stato, scossa di Mattarella, serve un esercito. Ma attenzione, Mattarella ieri ha parlato soprattutto d'altro e se ne occupano Lauria su Repubblica, Magri sulla stampa, noi per comodità prendiamo Marzio Breda che ha interrotto, immaginiamo, le ferie, essendo tornato in campo il Presidente della Repubblica. Il Presidente era a Ventotene per l'anniversario del manifesto, Spinelli, Rossi, Colorni, eccetera. Naturalmente poi in tanti ambienti, non da ora, quel manifesto viene mitizzato, evocato. Poi qualcuno dovrebbe anche leggerlo, diciamo, e scoverebbe delle parti perlomeno imbarazzanti di mano leggerissima sull'Unione Sovietica o la parte economica in cui si parla chiaramente di collettivizzazioni, di attacco al capitalismo, però cioè, si preferisce mitizzarlo quel manifesto anziché leggerlo. Ma Mattarella, oltre a evocare quel manifesto, ha parlato dei profughi, ora una difesa comune, politici UE sconcertanti sui profughi. Virgolette, scrive Breda, in questi giorni una cosa appare sconcertante, sono le parole di Mattarella, e si registra nelle dichiarazioni dei politici in diverse parti d'Europa. Esprimono grande solidarietà agli afghani che perdono libertà e diritti, ma che restino lì, non vengano qui perché non li accoglieremmo. Questo, ha concluso il Presidente della Repubblica, non è all'altezza del ruolo storico e dei valori dell'Unione. Riprende Breda, non sono certo stucchevoli le parole con cui Sergio Mattarella denuncia l'atteggiamento ipocrita che serpeggia nell'UE sulla sorte delle migliaia di persone in fuga dall'Afghanistan. A indignare il Presidente l'indifferenza divenuta contagiosa dopo che le immagini di quell'esodo hanno fatto il giro del mondo con l'effetto di cloroformizzare progressivamente le coscienze. Un dramma, come se la democrazia e i diritti umani degli altri non ci riguardassero non più di tanto. Così, tra l'altro, Mattarella. E se è consentito, c'è una cosa che assolutamente funziona nel ragionamento del capo dello Stato, una che manca. La cosa che funziona è la critica a chi per anni ha detto, giustamente, fermiamo l'arrivo dei migranti economici clandestini perché non sono profughi veri, poi però quando ci sono profughi veri sembra avere un atteggiamento di chiusura, questo è chiaramente incoerente. Però che cosa manca da parte del capo dello Stato? Manca anche, diciamo, primo, un accenno ai numeri, l'Italia si è fatta carico quest'anno di 35.000 migranti sbarcati su altro fronte e non dovremmo, diciamo, farci carico per primi e più degli altri di chissà quali altri arrivi. Per dare un solo esempio, la Gran Bretagna, che pure ha mezzi significativi e non ha problemi di immigrazione clandestina per via di sbarchi, rispetto ai profughi afghani, per quest'anno ha dato disponibilità solo per 5.000 arrivi, quindi un settimo di quello che noi abbiamo già ricevuto sulle coste siciliane, calabresi, eccetera. Secondo, è vero che l'Europa deve fare la sua parte, ma la prima cosa da fare è fare sponda con l'UNHCR che ha un bilancio di 8 miliardi annui all'87% pagato dai paesi europei affinché l'UNHCR faccia progetti di accoglienza con i paesi vicini all'Afghanistan in modo da alleggerire un po' il numero dei profughi, non renderlo mostruoso, non renderlo di, che so, 1 milione di persone da accogliere. Se il numero si riduce e poi lo si divide per 27 paesi europei, allora effettivamente la cosa diventa
diventa praticabile. Va bene, le questioni sanitarie. Allora, vi dicevamo che oggi è il giorno in cui, per la verità, già ieri si era intravisto qualcosa, è il giorno in cui una serie di esponenti dell'establishment sanitario italiano cominciano a dire: che buona idea i tamponi salivari! Però dopo averli, diciamo, tenuti bloccati per settimane, forse mesi, mentre la verità e altre voci cercavano di dire: ma questo è l'uovo di Colombo. Oggi partecipa a questo sport Fabio Ciciliano, componente del Comitato Tecnico Scientifico, che viene sentito da Margherita De Bac sul Corriere della Sera. Semplici e ripetibili, così i test salivari riducono il rischio di chiudere le classi. Ma guarda, è interessante. E poi ci spiega tutto quello che verrà fatto. E qui casca l'asino, però, perché prima ci si dice com'è bello questo strumento, com'è utile lo screening, eccetera, e poi però ci si fa sapere che saranno soltanto dei test a campione, ci saranno le scuole sentinella, 100.000 tamponi salivari al mese, e in Francia se ne useranno 600.000 a settimana. Quindi questa è la differenza tra un'operazione puramente simbolica a campione e invece un'operazione a tappeto e di massa, quella sì in grado di garantire meglio la continuità dell'attività scolastica o dell'attività aziendale in un'impresa, eccetera. Un pochino di politica. Allora, il caso Enrico Letta l'abbiamo già affrontato. Abbiamo già evocato nel sommario, qualunque giornale sceglierete di prendere, troverete un pezzo su questo. L'esigenza di riposo dopo i controlli della scorsa settimana per Berlusconi, che non gli ha consentito di interfacciarsi con Salvini nella conferenza di affari italiani a Ceglie Messapica in Puglia. Vedrete anche, dopo le sortite non brillanti delle ministre Carfagna e Gelmini a corpo morto a difesa della Lamorgese, le polemiche che vengono dal sottosegretario leghista agli interni Molteni, che diceva: insomma, cari esponenti di Forza Italia, con cui peraltro la Lega ha in campo questa ipotesi di federazione, vi ponete o no il problema dei numeri degli sbarchi? Il Corriere della Sera valorizza però, e rischia di essere l'intervista di riferimento della giornata. Il Corriere è l'unico giornale che ancora, diciamo, è lì col microfono sotto il naso della persona che stiamo per citare, Giuseppe Conte. E Marco Ascione, che lo sente, Conte dà battaglia sul reddito di cittadinanza, centrodestra e Italia Viva non passeranno sul reddito di cittadinanza, no passeranno, non prevalebunt, ecco. Ciascuno può usare una delle due formule a seconda della estrazione culturale di ciascuno. E Salvini fa demagogia. Lamorgese è molto competente, sa come muoversi. Allora, si parte sul reddito di cittadinanza. Dovrà ammainare la bandiera? Domanda Ascione. Conte, le assicuro che non accadrà. Non è nell'ordine delle cose. Resto a quanto ha dichiarato Draghi, che condivide la necessità di questo sistema di protezione. L'iniziativa del centrodestra, spalleggiata da Italia Viva, non potrà avere successo perché il reddito di cittadinanza è un fatto di necessità oltre che di civiltà. Siamo stati gli ultimi in Europa ad aver introdotto questa misura che garantisce coesione e sicurezza sociale, cosa che non è possibile se milioni di persone vivono al di sotto della soglia di povertà. Eh sì, qui il punto che manca è un altro. Il punto non è un sussidio per i più poveri, che c'è effettivamente in tutti i paesi. Il punto è: era necessario mettere in piedi tutta quell'impalcatura, i centri per l'impiego, tutta quella roba lì che naturalmente non ha funzionato. Ma attenzione alla parte su Salvini e l'immigrazione. A proposito di Salvini, è stato ministro degli interni, oggi attacca tutti i giorni Lamorgese sui migranti. E attenzione, perché qui direte voi: ma chi è che parla? Giuseppe Conte, primo ministro del Conte 1, dove Salvini stava al Viminale? No, forse un marziano. Cioè, ma lui, Salvini, cosa ha fatto sull'immigrazione? Già quando era un mio ministro cercai di fargli capire che un problema così complesso non si affronta con demagogia, facendo la voce grossa in televisione, sui giornali e sui social. Gli chiesi senza successo di migliorare il sistema dei rimpatri, ma non ci riuscì pur avendo i pieni poteri di ministro. Avrebbe dovuto lavorare con costanza nella cornice europea, dove non è mai stato troppo presente.
senza contare che i decreti sicurezza hanno messo per strada decine di migliaia di migranti dispersi per periferie e campagne. L'eliminazione della protezione umanitaria ha impedito a molti migranti di entrare nei sistemi di accoglienza e ad altri di farli uscire in quanto non aventi più titolo, con il risultato che migliaia di migranti sono diventati invisibili. Insomma, da ministro degli interni, Salvini, sui rimpatri e sull'immigrazione, ha fallito, è un dato di fatto. Domanda il giornalista. E l'attuale guida del Viminale? Risposta. Lamorgese è molto competente, sa come muoversi. A Malta riuscì a strappare un accordo che prefigurava la gestione UE dei flussi mediterranei. Poi è arrivato il Covid con il conflitto libico e la crisi tunisina, situazioni che Salvini non ha dovuto fronteggiare. Qui però Conte la combina grossa perché anche pre-Covid, gli accordi di Malta sono di ottobre, quindi 4-5 mesi prima che l'emergenza Covid poi si materializzasse. Nessun paese europeo si era preso, si era, diciamo, aveva partecipato alla redistribuzione dei migranti. Ma la parte più sconcertante dell'intervista è quella in cui Conte attacca, come abbiamo visto, i decreti di sicurezza. Ora, chissà se qualche giornale o qualche, diciamo, burlone sui social riprenderà quella leggendaria conferenza stampa del Conte 1 in cui Conte sedeva vicino a Salvini e entrambi avevano un cartello in mano, decreti Salvini, cioè proprio per mostrare a favore di telecamera che per il governo i decreti Salvini erano una cosa da spot e c'era Conte che reggeva sto cartello in mano. Quindi sarà stato un sosia, è un omonimo, è una persona diversa da quella che oggi fa l'intervista, perché insomma, se uno ritiene che quelle norme fossero così pericolose, non doveva andare in giro a fare l'uomo sandwich dei decreti Salvini, ma questa cosa il Corriere non, diciamo, la domanda deve essere rimasta nella penna, nel microfono, vedete voi. Tre segnalazioni finali. Allora, devono tremare Calenda e Gualtieri, scherziamo naturalmente, immaginiamo che non siano superstiziosi, perché Giuliano Ferrara è in dubbio, il punto debole della scelta senza utilità è che potrebbe mettere capo a una situazione da incubo. Dunque voto libero dal criterio dell'utile, pensarci, intanto datevi da fa. Ah, lui si rivolge a Calenda e Gualtieri e dice, ma io vorrei votare Calenda, perché è una candidatura che ha più robustezza programmatica, però ho paura che questo non sia un voto utile e che poi al ballottaggio magari Gualtieri non ci arrivi. Allora potrei votare Gualtieri, però mi dispiace perché Calenda, cioè, insomma, Ferrara ci squaderna i suoi dubbi interiori e poi chiude dicendo, beh, c'è un mese di tempo, datevi da fare. Quindi Gualtieri e Calenda devono conquistarsi il bacio della morte di Ferrara. Oh, peraltro, comunque, il candidato della destra, Michetti, il bacio della morte se lo dà da solo, continua a fare interventi sui social per dire che guai al coinvolgimento di privati nei trasporti, nei servizi pubblici, alle municipalizzate, tutto pubblico, ma attacca, cioè, quindi, diciamo, ci sono queste municipalizzate romane che sono fonte di disservizio, sprechi, debito, eccetera, e anziché avere un candidato di centrodestra che dica, beh, insomma, magari mettiamo a gara il servizio, stimoliamo la competizione, cioè, no, non si tocca nulla, neanche fosse un esponente della CGIL, così questo Michetti, ma seguitelo sui social perché è uno spasso, cioè sul suo profilo Twitter a un certo punto dice, ma mi hanno accusato di essere contro le ciclabili, non è vero? E per mostrare la sua simpatia verso la bicicletta si fa ritrarre fantozzianamente in completino da ciclista con la tutina attillata, neanche fosse pronto per la scalata del Tourmalet al Tour de France, ma magari era soltanto, diciamo, alla salita di Montemagno. Va bene. Il professor Montanari sul fatto. Allora, la scorsa settimana abbiamo dato ampiamente conto della sua incredibile sortita sulle foibe e male gliene incolse naturalmente, ma Montanari, anziché scusarsi, tiene il punto. Verità e menzogne di destra sulle foibe. I neofascisti mi insultano, Renzi sta con loro. Le parole che lunedì scorso ho dedicato al giorno del ricordo hanno scatenato la rabbiosa reazione di tutte le destre italiane.
attenzione all'accostamento malizioso, da Italia Viva a Casa Pound, quindi Renzi abbinato a Casa Pound, passando per Lega e Fratelli d'Italia. Con una sola voce hanno chiesto, preteso, minacciato quelli al governo le mie dimissioni da rettore, lo sarò peraltro solo ad ottobre. L'effetto è stato quello di un fascismo polifonico, espressione di Gianfranco Contini. Come se improvvisamente fossero scomparsi dalla Costituzione gli articoli 21, libertà di espressione, e 33, libertà della scienza e autonomia delle università, in un assaggio di quel ritorno al fascismo che potrebbe comportare l'ascesa al governo di questa compagine nera. Attenzione, occhio al caffè, c'è il fascismo che torna. Salvini è arrivato a dire che mi devo far curare, rinverdendo la tradizione dei dissidenti in manicomio. Momento. Qual è la tradizione dei dissidenti in manicomio? Professore, è la tradizione sovietica, diciamo, ma il professor Montanari è, diciamo, da questo punto di vista, come la celebre attrice nel noto spot, con quella bocca può dire ciò che vuole. Poi, diciamo, fa tutta la rassegna di quelli che lo hanno criticato e, presa la rincorsa, conclude così: il patrimonio culturale del paese viene violentato a causa della giornata del ricordo. E piegato all'utilità del mercato politico corrente. Era proprio ciò che la destra voleva con l'istituzione del giorno del ricordo, primo firmatario Ignazio La Russa. Motivando in Senato il suo meritorio voto contrario, l'attuale presidente dell'ANPI, Gianfranco Pagliarulo, vide lucidamente che, virgolette, in apparenza il giorno del ricordo appartiene a un generale ripudio della violenza nelle sue forme più efferate, ma nella sostanza annega le responsabilità del ventennio e della guerra mondiale con una equa e perciò del tutto inaccettabile distribuzione delle colpe. Sono le equiparazioni che hanno sempre fatto i fascisti in Italia per giustificare gli orrori del ventennio. E si chiudono le virgolette di questa incredibile citazione che Montanari invece fa sua e assevera così: nessuno nega le foibe che videro, secondo l'opinione oggi prevalente tra gli storici. Guardate come ogni inciso è uno schiaffo alle vittime e ai loro successori, che videro, secondo l'opinione oggi prevalente tra gli storici, la morte di circa 5.000 persone, fascisti, collaborazionisti, ma anche innocenti per mano dei partigiani di Tito, ma anche innocenti. Come nessuno nega l'atrocità dei bombardamenti alleati o delle due atomiche sganciate sul Giappone, ma questo non significa che americani e nazisti fossero sullo stesso piano. Ecco perché questa legge sbagliata e pericolosa, continuava Pagliarulo, perché parla di memoria ma cancella la memoria. Aveva visto bene Paolo Rumiz, che nel 2009 scrisse: senza onestà la memoria resta zoppa e il giorno del ricordo potrà creare tensioni ancora a lungo. Riprende e conclude Montanari: come ho ricordato nel discorso col quale ho chiesto e ottenuto i voti della comunità accademica dell'Università per Stranieri di Siena, viviamo tempi in cui non è per nulla superfluo ricordare che l'università italiana è doppiamente antifascista. Lo è per la sua natura libera e umana di università, lo è per la sua adesione incondizionata alla Costituzione antifascista della Repubblica. Chiuse virgolette di citazione di se stesso e conclusione: i nuovi fascisti possono mettersi in pace l'animaccia nera, non mi dimetterò, continuerò a dire la verità. Va bene, non fa ridere, purtroppo fa piangere. Al di là delle volgarità e delle provocazioni dozzinali, ormai insomma, è evidente che l'uomo cerca la ribalta, cerca lo scontro, cerca il derby mediatico, questo è il senso dell'operazione. Però, se volessimo dare dignità alla polemica, il punto è proprio questo: siete antifascisti, bene, ma il punto è che non siete antitotalitari. A voi non vanno bene le lesioni della libertà avvenute a causa dei totalitarismi di destra, ma non dite una parola sulle lesioni alla libertà, ai diritti umani, alla democrazia avvenute da parte dei totalitarismi di sinistra. Questo è il punto. Quanto poi a ciò che accadde ai confini orientali dell'Italia, eccetera. Il modo in cui liquida la questione, anche innocenti, eccetera, ma insomma, forse servono piccoli strumenti. Meno male che la verità consente piccoli strumenti come questi per ricordare,
diciamo, realtà sepolte nei libri di storia, pocherie, la Brigata Osò, poi partigiani cattolici, socialisti, eccetera, trucidati dai partigiani comunisti. Queste cose forse a Montanari non fanno né caldo né freddo, ma occorrerà che qualcuno lo ricordi. La farsa di Montanari e le tragedie della storia, tragedie italiane ma tragedie anche cinesi oggi, fa bene Lorenzo Lamperti a raccontare l'ultima del regime di Xi. La penultima è quella della scorsa settimana, Xi come materia di studio, con servizio ai TG Rai della Botteri, celebrativo qualcuno. Daniele Meloni, sempre acuto, scherzando sui social, diceva forse perfino il governo di Xi avrà fatto sapere alla Botteri di non esagerare con la propaganda. Vedremo se qualcuno riuscirà a attenuare pure questa, raccontata dalla stampa. Cina, l'università dichiara guerra ai gay, schedate tutti gli studenti omosessuali. Quindi anche schedatura delle tendenze sessuali degli studenti e l'eventuale omosessualità vista come indizio di una pericolosa occidentalizzazione, decadenza dei costumi, eccetera. Il documento, si dice, non è confermato dall'Ateneo, ma è circolato sui social. L'approfondimento meritorio a pagina 21 della stampa. Va bene, finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7. Noi ci ritroviamo domani mattina alla stessa ora con Francesco Galietti. Da qui ad allora l'invito a, se vorrete, a passare in edicola a prendere la Verità, che anche oggi è piena di cose assolutamente da leggere, e l'augurio della migliore giornata possibile.